Signore e signori, bentornati, bentornati. Diamo Colpa mia, voce a ma sarà tutti gli rotta altri. Mi la gabbaia, quindi. saluta Ah, ok, Galdaia. quello sta. Rotta Quindi la gabbaia, quindi. mo No, riparata, beh. la disfonnata. La disfonnata. L'abbiamo disfondata. Perché a Roma non è che riparano, loro desfondano. Non c'è il carrozziere, c'è un desfondatore. Ciao a tutto il nostro pubblico di Roma, è stato bello avervi. Ah, Se vi disiscrivete, lo ciao. capisco. Ciao qui, se mi descrivo pure qui. Best rientro dalla pausa ever, comunque. Andiamo avanti. Eravamo davanti al palazzo e Naux, smettila di scrivere che sento solo la tua tastiera. Ciao Gibellami. La prende a pugni quella tastiera. L'aggredisce. Ok, siete davanti al palazzo. Bene, entriamo. C'è nessuno fuori Se nessuno all'interno? ci fa storie, entriamo tranquillamente. C'è un uomo all'ingresso, un portiere. Il posto è molto ricco, quindi c'è il portiere, che è allo stesso tempo una guardia di sicurezza. È seduto nella guardiola e quando vi vede passare non fa nulla, vi lascia. C'è un sistema di videosorveglianza? Sì. Quanti soldi ho dietro io? Aspetta. Scusa, Quanti? Quanti soldi ho dietro io? Un po'. Non sono messo male. No, però non è che ti porti 2000 sterline dietro proprio nella No, mazzetta, scusa, roba. tipo pa passando proprio appoggio lì tipo 300 sterline. Easy, No, non ne meno male. hai 2000, ti ho Ela, detto. 300 ho detto. Cioè, gli lasci tutto quello che hai in tasca? Vabbè, gli lascio 250, giusto per avere i soldi per tornare a casa in taxi. Sul bancone, ma Mentre lui non li passo prende. proprio non lo guardo, lo lascio lì. Li fissa, no, lui li fissa. E tu passi oltre. Sì. Ok. Posso Prendo sapere come si io. chiama il portinaio? No, ovviamente glielo puoi chiedere. Io lo voglio chiedere, appunto. Vai, vai. Mi può dire il suo nome gentilmente? Io mi chiamo Sam. Oh. Già fatto. prego, andate pure. Ma sa chi siamo? Posso, faccio, Jamie, passo fai sulla spalla pure, non ti dentro. preoccupare, fai Ciccio, pure, Jamie. no, mi sa non hai che visto come sta, è un questo già pochino l'hanno rintro, dominato. l'hanno già messa tutto qua. La sua È testa non è. chiaro, signor Hamilton, è chiaro. Non mi sembrava che le fosse tanto chiaro, però non volevo essere troppo insolente. Cioè, Avanti, adesso io ho posso dirle cosa da una cosa, dire, guardi, maestro. secondo me, basta fare una. C'è un monitor? Sì, ha un monitor. È con la videosorveglianza? Ok. Sì, ma non si vede nulla. Ci Perfetto. Mi sa sono che. tutte macchie, ogni schermo ha delle macchie. Cioè è totalmente oscurato, tranne che dei bordi laterali. Secondo me, dato che comunque è stata insabbiata la cosa, non potremo ricavare molto dalla videosorveglianza perché avranno già ritirato tutti per coprire la questione. Quindi. Mi sembra abbastanza logico che questo qua Va appena bene, fatto il l'intro. piano della signora Clotto, per favore, solo il piano. Neanche la stanza, magari. Clotto. Non lo so. Mai sentita. Portiere, per aggiungere l'attico, che dobbiamo prendere?
L'ascensore, ma serve una chiave. Ce l'hai la chiave, Ciccio? Io sono già all'ascensore. No, io no. Chi ce l'ha la chiave? Non lo so. Vabbè, da questo non ricaviamo un ragno, da veramente non ricaviamo niente. Andiamo all'ascensore. Io che ho continuato a camminare, sono già all'ascensore. Perché non sono il sabato? No, esatto. Viva il sabato sempre. Io sono già all'ascensore, che ho continuato a camminare, non mi sono neanche fermato. Sì, stai arrivando, stai praticamente vicino all'ascensore. Posso provare? Quella cronaca, i soldi che lui ha messo davanti al bancone li prendo io, eh. Va bene! Jamie, ma i soldi forse erano per il signore, forse voleva dargli una mano. Remy, cosa guarda il signore, guarda i cazzi. Faccio guarda, tanto a lui gli è servo. Poveretto, è mezzo rintronato, gli nasci. Voleva fare un'opera caritatevole, è stato gentile. No, Sve, hai del marrone sulla lingua. E mi giro e me ne vado. Signor Hamilton, si faccia i cazzi suoi. Lo vedo, però è probabile. Ogni tanto mi si potrebbe. Uso potenza su Hamilton. No, aspetta. Comunque. Arrivato all'ascensore? Sì. Okay, sono arrivato prima tu io. Tu sei arrivato, ma tempo che scendesse sono già quasi arrivati. Ma diciamo che tu entri per primo. Ho visto. Entri per primo e vedi, ci sono due ascensori per salire. Nel primo in cui sei entrato non era segnato l'attico. Esco. Nel secondo invece c'è segnato l'attico, ma a fianco del bottone dell'attico c'è una chiave. Posso con le mie conoscenze... Cioè, c'è interesse di una chiave, c'è bisogno di una chiave. Posso con le mie conoscenze di informatica smontare il pannello ed eliminare il blocco della chiave? Dovrebbe essere un sistema abbastanza semplice. Chi ci devi mettere comunque? E non hai strumenti adeguati con te? Mi ci metto. C'ho il brucia. Nel caso serve a spaccare qualcosa. No, io dico strumenti un po' più di precisione, non quelli grezzi. Ah, essendo lì, scusa Luca, ma il portinaio non ha nessuna chiave di scorta? Ha detto di no. Non lo sai. Vabbè, lo si palpa un attimino sulla giacca per vedere se c'ha qualche chiave. Se non lo sa, non vuol dire che non ce l'abbia. Magari ce l'ha, ma non la riesce a tenere fuori perché è stupido. Quindi Hamilton torna indietro per palpare il custode. Scusi, okay? Vado a controllare se magari ha le chiavi dentro qualche cassetto. Non si sa mai, aspettate un attimo. Tu intanto, Marchi, vabbè, fai quello che devi fare. Fai pure Hamilton, sto pagando tempo per un preciso motivo. Ci metterà il tempo che ci deve mettere tanto. Va bene, come vuoi. Tempo. Sempre troppo. Ok, allora, usa... No, giusto. Informatica. Beh, per fare informatica e manualità probabilmente. C'è manualità. Sì. Sì. Capacità, manualità. Manualità. Bisogna sommare un attributo con un'abilità. Sì. Manualità non intelligenza. Abilità. Manualità intelligenza. No, sì, devi stare tipo non so, mi sembra percezione più no, intelligenza più manualità per dire. Manualità più intelligenza. Più manualità per smontarlo. Mi sembra che sul coso del master ci sia proprio smontare queste cose qui. È sulla scheda del narratore. 2-6 e un 9 e un 1. Ok, riesci a smontare la pulsantiera. Non ti è stato molto difficile. Il sistema sembra abbastanza semplice da far mettere. Noti che qualcuno probabilmente ti sta vedendo, perché è fissata una micro webcam nel
nel punto per il microfono. Cioè, oltre al microfono c'è anche una micro webcam. Cerco di staccare la micro webcam. Ok. Sempre manualità più intelligenza? Sì, perché non lo stai, non stai forzando il sistema dell'ascensore ancora. Ai, 7. Ai, ai. Un successo. Hamilton, hai controllato le chiavi che ha addosso il custode? Sì. Ha delle chiavi addosso, ovviamente. Sì. Della macchina, chiavi probabilmente di casa, ha le chiavi delle porte, del probabilmente un passepartout dell'edificio, ma non ne sei sicuro. Ma di chiavi come quella che potrebbe servire per aprire l'ascensore, no. Ok. Allora, riprendo le chiavi. Okay. Torno indietro, vado verso l'ascensore, entro dentro, maschera di mille volti, cerco di avere le sembianze del portinaio. Va bene, ma comunque la difficoltà è abbastanza alta, perché non è che lo conosci bene. No, beh, ovvio. Allora, cos'è che era? Mi sembra persuasione più espressione artistica. Tu la ricordi? Sì, persuasione più espressione artistica. Persuasione 5 più espressione artistica, 3, 8. 5 più 3. Mi sa che 9, 10, 9. 3 successi. 3 successi. Ok, acquisti le sembianze desiderate. Sei in custodia. Okay. C'è il tasto per le emergenze? Sì, anche sì, c'è il servizio tecnico. Okay. Lì c'è la telecamera, giusto? No, la telecamera è vicina, è in alto sulla destra nella pulsantiera. Ok, perfetto. Mi metto davanti e schiaccio il pulsante per la chiamata al servizio di emergenza. Mi dovrebbero rispondere, giusto? Rispondo al servizio di emergenza, sì. Ok, dico, salve, sono il custode. Abbiamo avuto un problema con l'ascensore. Non riusciamo a mettere più la chiave dentro, a farlo funzionare. C'è un tasto di ripristino per far salire il sistema? Che la mia cliente qua non riesce più a salire in casa? Guarda, gli faccio vedere il cartellino del custode, nel caso no, vogliono vedere. C'è solo l'audio, non c'è la, non c'è il video. Non c'è il video, ok. Vizio tecnico, senti, dice: no, scusi, ripeto un attimo, sta parlando di una chiave? La chiave per salire sopra gli appartamenti, all'attico. Scusi, ma un secondo. Sì. Ci dica qualche secondo, dopodiché ti ricontatti. Scusi, ma non mi risulta che quel modello di ascensore abbia... Io facepalmo fortissimo. Non c'è, scusate ragazzi, non c'era la chiave per l'ascensore? La chiave c'è, chiave c'è, ma il servizio tecnico ti dice: ma io non mi risulta che ci sia installato quel particolare optional. Ok, ma dato che qua comunque abbiamo questa situazione, mi dispiace dire inconveniente, volevo sapere se comunque c'è un sistema di ripristino nel caso ci fosse appunto questo optional. Per ovviare al problema, non riusciamo più a salire in casa, quindi... Stacco il microfono del servizio tecnico. Perché? Stacco il... perché ci stai mettendo nella merda! Ma non va a merda! Vuole mandare lì il servizio tecnico? Vuole che lo faccio? Arriverà in un quarto d'ora. Ovviamente dovete pagare l'uscita, ma non è un suo problema. Guardo Rick Spencer. Faccio cenno di sì con la testa. Sì, Gad, sarebbe gentilissimo. Va bene. Grazie. Chiude la chiude la comunicazione e riprende. William, tu hai davanti a te la pulsantiera mezza staccata. Hai
hai più o meno estratto la webcam, la micro webcam, ma non benissimo. E tra l'altro hai notato che è stata rotta la micro webcam? Qualcuno aveva già rotto questa webcam, signori. È stato proprio rotto l'obiettivo. Con cosa? Cioè, sembra tipo una puntura dentro l'obiettivo oppure proprio sfasciata e basta? Allora, contando che era dietro la grata finta del microfono e la grata comunque ha l'ampiezza di un ago, l'unica cosa che ti viene in mente è o qualcuno come te ha smontato la pulsantiera o qualcuno ha usato un ago. Qui qualcuno... Ma allora sapeva la posizione della telecamera. Qui qualcuno o sapeva dove era questa webcam e è riuscito a centrarla perfettamente rompendola, oppure hanno smontato la pulsantiera, come ho fatto io adesso. Mi sembra difficile che sia riuscito a smontare. Non posso fare niente, no? Beh, tu potresti conoscere i sistemi di sicurezza. No, con sicurezza. In effetti. No, no. Beh, Ciccio. Sicurezza, anzi, è molto utile. Eh sì, infatti. Quello o pirateria informatica. Però in realtà questo, essendo più meccanico, una cosa da sicurezza. Quindi sì, sicurezza sarebbe un ottimo utilizzo. Vuoi provare a usarlo? Sì, perché stavo vedendo che c'ho 3 a sicurezza. Ho detto, proviamo. Vediamo un po' che si riesce a fare. Perfetto. E che devo tirare? Facciamo sicurezza più intelligenza. Quindi 2 su intelligenza e 3 su sicurezza. Quindi 5 dadi, tanta dadi. Roba. 5 sono buoni. 5 è buono. 10. 5 di 10. Dai, ciccio. Ah, questo sacco di 4, un 9 però. 2-9, nice. 2-9. Ah. Quindi? 2-9. 2-9, un 4, un 3, un 2. 2-9, un 4, un 3, un 2. Ok, quindi quello che vuoi fare è far partire l'ascensore? Sì, tento di fare in modo di far partire l'ascensore. Ok, controlli un attimo come è strutturata l'ingresso della chiave. Dopodiché estrai il tuo mazzo di chiavi, quello per tutte le occasioni. Sì. Trovi la chiave più simile e inizi a forzare la cosa. A un certo punto sei sicuro di aver girato il meccanismo. Sì, ti basterebbe solo da schiacciare il pulsante. Ma la pulsantiera è smontata. Guardo gli altri, quella che è inserita, faccio regalo. È smontata, però i collegamenti ci sono ancora. Ok. Gli altri, faccio. Perché la volevi mano. L'ho appoggiata indietro, esatto. Quei cavetti cazzacati. Esatto. Era un'opzione perfetta. Anche questa va bene come opzione, bravo. Adesso abbiamo soltanto. Grazie. 14. Quanto ci ha messo a fare sto mestiere? 4 minuti. Abbiamo soltanto 11 minuti per perquisire la casa, signori, prima che arrivi il servizio di tecnico. Richiama servizio. Richiama servizio. Richiama il servizio, dici che non fa niente. Ok, il servizio risponde di nuovo. Salve. Salve, guardi, abbiamo risolto. È stato a cliccare il tasto ed è partito da solo, quindi non c'è nessunissimo problema, potrebbe anche far tornare il... l'uscita la dovrò comunque accreditare. Guardi, sarò giù ad aspettarla e avrò dei soldi comunque in tasca. Gliele lasceremo lì. Perfetto. Comunque nel caso sarò un po' addormentato perché sono un po' stanco in questo momento, quindi prenda tranquillamente i soldi, dica signore di lasciarli lì. Sia tranquillo. Chiude la chiamata. Paga pure l'uscita lui nel servizio, cioè Hamilton proprio. No, io infatti. No. Sono i soldi di coso? No, i miei li ha presi Rourke. Ah, ok. Rourke si è preso? Ah, se li hai presi poi? Sì, che allora li pago io.
Spilorci che siete, li pagherò io, non è un problema. Pago io, vi lascio i soldi. Va bene, Hamilton, paga te tanto. Mettete i soldi sul tavolo, prendete l'ascensore e salite. Dio santissimo, dammi la forza. Io guardo Luca e faccio: complimenti comunque, ha fatto veramente un buon lavoro su quell'ascensore. Lo so. Vede, cioè, per essere un Malkavian, basta essere un vecchio ladro. Ok, prendo. Arrivate fino al 23esimo piano. L'attico. Ok, c'è qualcuno? Quando le porte dell'ascensore si aprono, la prima cosa che notate è un arcobaleno di sangue sul muro di fronte. Sangue rappreso. Sangue secco. Ma tu intendi un arcobaleno di sangue nel senso di tipo quadro o un arcobaleno di sangue tipo no. Tipo smerdata addosso? Ok. Sangue a forma di arcobaleno, tia. Cioè, no, perché okay. Magari ovviamente un toreador che avevo... Temple vede un arcobaleno di sangue, voi vedete un esplodere, uno schifo di sangue sulla pelle. Oh, ma è bellissimo. Per terra c'è un corpo coperto da un telo, però esce una mano dal telo. Che mi fate? Avvicino e alzo il telo. Ha dei guanti. Io controllo i dintorni. Okay, io vado verso il primo computer che becco. Anzi, in realtà, magari mi metto i miei guantini da riccone e poi alzo il telo. Una cosa alla volta. Voi siete usciti su una specie di corridoio che dà sull'attico, ma quindi non è ancora propriamente l'attico. Ah, pensavo di sicuro io. Però anche questa zona era controllata. Infatti c'è una telecamera poco fuori dalla porta, c'è una scrivania a lato della porta sulla sinistra, la sedia è stata ribaltata per terra. E ci sono altri monitor lì. Miei. 20 al momento, però. Forse sarebbe meglio sulla sinistra c'è la vera entrata dell'attico. Che non ha. Non ha una porta tipo da attico da hotel. Ha proprio una porta di quelle belle robuste blindate. Si vede bene. Credo che questo sistema videosorveglianza sia. Non sia collegato al sistema di sorveglianza del portinaio di giù. Magari potrebbero esserci cose utili. A parte questo, direi di prima di, magari, dato che non sappiamo dove è collegato, magari scolleghiamolo. Sarebbe la cosa migliore da fare. Fatemi dare un'occhiata. Mi metto al PC. Ho detto di schermi. Temple, se ne occupa lei? Sì, fatemi dare un'occhiata. Ok. Spencer, sollevi il telo. Quello che hai davanti a te è quello che rimane di un uomo. È un maschio, sicuramente. Ma manca la testa. Ok. Ha documenti addosso? Sì, ha dei documenti. Ok, sembrava tipo la suoneria di quel item get. Sì, ha dei documenti. Temple, tu hai acceso i monitor e stai controllando un po'. Stai facendo avviare il sistema. Rourke, cosa fai tu invece? Io devo usare investigare. Ce l'ho. Vediamo se trovo qualcosa di particolare. Investigare tu, percezione. Quindi 4-6. Ok. Roll 6 di 10. Dai, bambine. Non male. Veramente non male. I cazzi, anzi. Coglions. Sono 5 successi. Io sto. Fa così lui. È tipo Batman, allora, nel gioco quando attiva le cose. Va. Non dai da investigativa.
Rourke, quello che più o meno capisci della dinamica di quanto è successo. Il tizio è evidentemente andato a ricevere chi era nell'ascensore. Probabilmente ha anche provato a difendersi. Ma ovviamente è stato ucciso da un colpo mirato che non ha lasciato possibilità di scampo. Ok. Dopodiché si sono diretti subito, per quanto ne puoi capire, dalle impronte di sanguinate, senza fermarsi un secondo intorno al corpo, ma proprio, infatti sono poche le tracce di sangue, sono poche le impronte, sono minimali. Cioè l'hanno ucciso al volo e se ne sono... sangue nette, però ci sono degli schizzi di sangue e delle sbavature per terra, quindi si sono messi prima che il sangue si posasse per terra, prima che facesse la puzza. Che tra l'altro qualcuno ha pulito, parzialmente è stata pulita la puzza, quindi c'è qualcosa da... La sedia è stata buttata per terra e potresti sospettare che qualcuno ha già messo male il computer, ma la cosa che ti dà più da pensare è l'ombra dietro la porta blindata. Guardo gli altri. Ragazzi, allora, più o meno è andata così. Sono entrati, hanno fatto fuori l'uomo molto velocemente e si sono... probabilmente hanno anche messo mano ai computer, quindi tempo lo vedi che riesci a trovare, ma non credo avrai molte chance. Ma venite un attimo. Sì. Mi dica. Faccio avvicinare lontano dalla porta blindata. Faccio di schiena alla porta, faccio, e c'è qualcuno dietro alla porta blindata. Posso fare una piccola affermazione? Se mi accorciassi. Tecnicamente no, ma vai pure. Tipo, no, è off, ragazzi. Off. Ma stai in personaggio. No, devo chiedere sono informazioni cioè, per capire meglio la dinamica, perché mi sto perdendo un attimino. Questo piano, noi supponiamo che sia quello dove abitava la tipa? Non è che supponiamo, c'è un attico in una casa. Ok, fermi. Tia, ma perché continui a fare la domanda tipo la tipa morta abita qui? C'è un motivo, perché il sangue è fresco? No, era preso, l'ho già detto. Era preso, ok, buono, grazie. Perché il corpo è ancora lì, mi sto domandando, io però non devo fare niente. Perché non l'hanno portato all'obitorio? Andiamo avanti. Perché hanno insabbiato tutto, tia. Probabilmente per lo stesso motivo che hanno tolto le informazioni ai media. No, ma in realtà soprattutto ci dovrebbe essere un gruppo di sorveglianza qua. Ditemi come vi comportate in game. Okay. Io guardo il signor Jamie, come suggerisce di agire con la persona? Allora, la porta blindata immagino che non la posso aprire io con sicurezza, però. No, la porta blindata è aperta, eh. Ah, è aperta. È di l'ombra, perché è aperta. Scusate. Ah, ok. Scusate, lo dico sottovoce. Ma di che natura è? Cioè, è un fratello o un umano? Non lo so, non so vedere le aure io. Jamie, cosa facciamo? Nessuno sa. A parte ascoltare questo idiota. Nessuno sa farlo. Io direi che se è ostile. Allora è esattamente il motivo per la quale abbiamo portato il signor Jamie. Io suggerirei una cosa. Nel dubbio, uno apre la porta, ci intreccia e ci fiondiamo sul tizio. Ma parlarci, magari è spaventato. Magari è lì che dice ho paura, non voglio uscire. Cioè, se è nascosto, credo che abbiamo capito chi aprire la porta. Ah, lasciamo. Lasciamo aprire la porta. Grazie, Temple, che mi ha preceduto. Lasciamo aprire la porta al signor Hamilton. Sì, ma prima vorrei sapere esattamente chi ho di fronte. Non è che vado a parlare con una persona senza sapere chi è. Signor Hamilton, lei non dovrà parlare. Alla porta si affaccia, perché
due ore cioè, state discutendo. E non è colpa nostra, Hamilton, cazzo. Rompe il cazzo. Si affaccia e ha aperto la porta un uomo che mi guarda. Ma che stupido. Ma siete scemi. Chi è lei? Che cazzo sei? Quest'uomo. Chi è lei? Che cazzo sei tu? Porta i capelli lunghi, hanno dato dietro in una treccia, ha una barba, ha una corta barba ed è vestito in modo abbastanza raffazzonato, vestiti abbastanza larghi sul suo corpo, che è evidentemente muscoloso, lo vedete già da qui, ben da lontano, è parecchio muscoloso, ma ha gli abiti abbastanza larghi sul suo corpo. È un po' sfatti, non ben tenuti. Chi è lei e che cosa ci fa qui? Forse la domanda qui la dovrei fare io. No, perché dovrebbe farla lei la domanda? Lo pianto al muro. Usa? Afferro il tipo per il colletto, lo pianto al muro e faccio: chi sei? Dove vai? Un fiorino! Un fiorino? Perché il fiorino? Signor Jamie, si calmi per favore, stiamo risolvendo la cosa. Aspetta, deve fare prima il tiro, Rob. Lo fai? Prendi il tiro per il colletto che pianta al burro, sì. Ok, tirami rissa più forza. Chi è lei? Quindi, di soliti tre... sospetti sulla scena del crimine, è bellissimo. Ho visto un 10. Io ho visto 3, 10 e un 9 e un 6. Porca trota! E che è? Mortacci, Recti Bip! Quanti ne hai tirati? Ha tirato 6 dadi, 5 successi. 3, 4. Mentre un successo io... che si cancella da solo. Si cancella da solo. Successo, un altro successo e un altro successo. Due, ok, lo afferri al muro. Anche se noti subito che ha molta, è anche lui parecchio forte. Infatti, appena lo pianti al muro, noti che inizia a ringhiare e dalle mani iniziano a uscire degli artigli. Ah, gang. You're fucked. Prima che io ti faccia a pezzi. Io lo mollerei, signor signor Roderick, Roderick. Signor Zurk. Signor Jamie, stiamo risolvendo le cose come persone civili. Io l'ho detto che dovevamo parlare, ma voi non mi date retta. Io le dico le cose, però voi non lo fate, quindi non è giusto. Stiamo cercando di risolvere le cose come persone civili. Io mi risiedo al computer. Io mi risiedo al computer perché ormai questa è più una perdita di tempo. Faccio lo perdoni, brucia. E continuo al computer. Vado dal gangren. Lo stai mollando? No, ragazzi, un secondo, non parlate mille cose. Prima la cosa più veloce è la sua. Rurk, lo molli? Sì, malamente, mal modo. No, no, ma non l'hai sollevato. Calma, signor Jamie, per favore. Non l'hai sollevato. Sì, sì. Vai, okay. Penso tipo così, io un po'. Cioè, non è che io sto dicendo male, capisco. Si rassetta inutilmente i vestiti. Luca, io ho mai visto questo tizio a... Elysium. Che cazzo si chiama? Elysium. Elysium? Elysium. No. Tirami su... No, no, non ti faccio neanche tirare. No, questo no, questo tizio no. Lei non è di qui, giusto? Certo che sono di qui. Non l'ho mai vista in giro. Questo non vuol dire che io non sia di queste parti. Insomma, chi sei? Sono Lear e sono un flagello dello sceriffo. E non so cazzi. Solitamente i flagelli li conosco. Sono perché conosco. Si chiama lo sceriffo? Lear. Solo perché io non frequento l'Elysium, non vuol dire che non sia presente nella società.
Cosa mi hai chiesto tu, Bellimbusto? Com'è che si chiama lo sceriffo? Satan, perché? Va bene. Allora, guardi. Siamo dalla stessa parte, non vogliamo rogne. Vogliamo solo capire che cosa è successo qui. Perfetto. Allora, voi chi siete? Io mi sono rimesso ai computer. Mi presento, comunque, il mio nome è Rick Spencer. Magari conosce mio zio. Sì, preferirei non conoscerlo. Vabbè, comunque questi sono il signor Temple. Che è il computer Hamilton, attualmente, che sta smanettando. È il signore che ti ha sbattuto dal muro. Il signore che ti ha sbattuto dal muro si chiama Jamie. Hamilton, salve. Jamie, riprovaci e ti stacco un braccio. Oh, oh, che è una sfida? No, è una constatazione. Chiedo, non scherzi. Quindi abbassi il braccio, signor Jamie. Teniamoci. Allora, dato che adesso sappiamo... il gangro e il brucia colpiscono simultaneamente il Nosferatu. Una sberla di... migliori amici forever da quel momento in poi. Oh, ti ricordi quella volta che abbiamo fatto implodere il Nosfe? Oh! Allora, un pugno. L'abbiamo imbruttito ancora di più. Vabbè, comunque, dato che lo sceriffo Satan sarà occupatissimo con il barone anarchico, ci è stato chiesto di fare un po' di luce su questo caso. Non posso dirle chi ce l'ha chiesto, ma abbiamo il permesso di fare delle indagini. Alla già. Ehi, come mai qui invece? Non dite cazzate. Io sono un flagello. Questo è il mio lavoro. Voi invece? Gliel'ho appena spiegato. Sì, ma ha detto che avete i permessi. Di chi? Gliel'ho detto, non possiamo dirglielo. Assolutamente no. Allora, quello è l'ascensore. Lunga notte. Mi sa che c'ha ragione lui stavolta. Quindi dovremmo prendere l'ascensore. Andiamo? O glielo facciamo prendere a lui l'ascensore? Io sono ancora al computer, flagello. Comunque, in tutto questo, ripeto. Io proporrei... Scusi, signor Dia. Ma perché vuole agire in questo modo? Io le proporrei di collaborare, invece. E dovete agire voi in questo modo, Bellimbusto. Degno figlio di tuo zio. Yeah. Parole. Ditemi chi lavorate e basta. Vediamo se... Allora vi lascio passare. Non vi conosco. Non mi è stato detto certamente dallo sceriffo di venire qui. Non siete venuti qui per il suo veci e non di sicuro per veci del bridge, che sarà sbandierato su. Quindi la domanda è: chi vi manda? Chi manda? E se le dicessi che è mio zio a mandarmi? Non riesco a trarre niente da questo computer, vero, prima che ci obliterano tutti. Panni si lavano in famiglia, giusto? Giusto. Sappia, signor Rick, che se qualcosa va male, io avrò la sua pelle. Zio o non zio? Dopodiché, prendi, l'apre, prego,
La ringrazio. Vabbè. Ok, chi entra dentro? Entro. Uno? No. Chi io entro quando ha finito il computer. Ok, Rourke, tu entri? Guardo il gang e faccio prima le signore. Jamie, si ricorda che gli ho fatto un complimento prima? Ritiro tutto. Oh, ma hai rotto il cazzo, telefono di non merda. Non aspettavo niente di più dalla tua schietta. Bla, 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 bla. Solo quello sapete fare. Oh, guarda, c'è la tua ombra sul muro. Chiude la porta dietro Rick Spencer. Chiude la porta dietro Rick Spencer. Ritrai gli artigli. Va bene. L'hai voluto tu. Oh shit. Adesso Jamie farà attico taxi in 5 secondi, immagino. Cioè io sono chiuso dentro là, quindi? No, no, non ti ha chiuso dentro a chiave, però ti ha chiuso dietro la fatta. Cioè, tu sei entrato e te l'hanno chiusa dietro. Boh, ti interessa uscire? Io mi alzo, mi guardo intorno. Tra l'altro, senti rumori. Appena ti ha chiuso la porta dietro, non hai più sentito nulla. Master, se mi chiudo la porta dietro, scusami, cioè, vorrei che almeno quantomeno lasciasse aperta. Ok, aspetta. Prima che inizi la rissa, Temple, stai scartabellando da 2 ore lì così, sì. Ti vede vinciando, quindi ti fa cara adesso. Okay. Informatica più percezione. Sono 7 se non mi sbaglio. Che la percezione è 3, sì, sono 7. Dottore, chiamami dottore. 8, 7, 8 e 10. Non dovrei ritirare perché non è su internet questo, quindi non è la mia specializzazione, giusto? Non no, è pirateria. Esatto. 4 successi. Ok, 4 successi, perfetto. Cerchi nel computer, capisci subito che sono stati scaricati e cancellati, quindi dal fisso, tutte le ultime registrazioni dell'ultima giornata, quantomeno. Ma rimane sempre qualcosa su un PC. Però esatto, di solito rimane sempre qualcosa. E confidando sul fatto che non abbiano avuto molto tempo per sistemare tutto, inizi a lavorare, ci lavori sopra. Trovi dei file, ma sono parzialmente cancellati e danneggiati. Però ci potrai lavorare con più calma, ti ci vuole almeno qualche ora, ti ci vorrà per lavorarci sopra. Non è una cosa da 5 minuti, però li hai trovati. Tiro fuori uno spinotto, lo collego al computer e passo i file dentro l'hard disk interno del mio tablet. Va bene. Intanto. Sto notando i due tizi che stanno litigando, ovviamente. Signori, per piacere, non alzate le mani qua, siamo su una scena di un crimine, dobbiamo stare tranquilli. Ma si girano veramente entrambi, lo picchiano. Io avrei detto che per piacere, cosa stava a fare da mo'. Cerchiamo di mantenere la calma. Ok, il signor Rourke ha sbagliato, si scusa. Adesso io non mi scuso. No, aspetta. Scusa. Non ti scusare al posto mio. Scusati, cioè, veramente... mai più. Stai zitto. Non lo consideri. Bisogna di una quindi zitto e lascia fare il grano. Vabbè, mi dispiace. Salve signor Rourke, boh, forse mai più a questo punto perché boh, ne ok, il gangre ti facendo di attaccarlo. Cosa fai? Sono indeciso se usare anche potenza a questo punto. Io li posso calmare mentre arrivo lì? Sì. Picchiarsi è una perdita di tempo. Voglio attenuargli gli animi fino a che diventano praticamente insensibili a qualsiasi tipo di emozione, che sia testosteronica o altro. Beh, puoi passargli ira volendo. Sì, ma non è tanto ira questa è più testosterone.
È diverso. Ma non è un'emozione il testosterone, scusa. È un'emozione. So che tu il non lo provi mai, però è un'emozione. Nuova emozione, testosterone. Puoi alleviare o acuire l'attuale stato. Allevio. Fare a botte è inutile, è una perdita di tempo. Ok, ma su quello lo fai? Perché lo puoi fare solo su una alla volta. Faccio sul Gangrel. No, scherzo, su Rurk. Su Rurk. No, come? No, sei un brucia, è meglio se lo faccio su di te. Carisma più empatia. Allora, carisma ho... In chat, carisma ho 4, empatia... Usando la disciplina di dominazione, non di dominazione, violenza. Il primo livello. Passione. Il primo livello è passione. Praticamente il Kainita è in grado di intensificare o alleviare l'emozione attuale nel soggetto. Quindi sì. Rabbia, paura, tristezza, paura, qualsiasi cosa tecnicamente. Può essere molto forte. Mi dispiace. Ho fatto 4 successi. 6, se è al 6 è 5. Dipende dalla forza di volontà di Rexen. Esatto. Quanta forza di volontà hai, Rexen? Ma no, la difficoltà è pari al punteggio di umanità. Ah, quanto umanità hai? 6. Ah, quindi le becco 5 successi, che da manuale dovrebbero essere un mese. Non si può arrabbiare per un mese. No, aspetta. Cioè, praticamente tu hai bloccato un bruscio per un mese. 5 successi, un mese. Una notte. No, 5 successi, un mese. Vabbè, ma una notte e 3 successi. Puoi decidere te l'intensità, Ido. In realtà è a scelta qua intensità. Dio. Però il nostro caro Rurk potrebbe spendermi un punto forza di volontà. E crocchiamo di mazzata. Si gira e crocchia Apple invece. Infatti te lo volevo chiedere, posso usare forza di volontà per resistere all'impulso? Controllo. Dovrebbe essere permesso usare un punto di forza di forza di volontà per resistere. Il numero di successi della durata dell'alternazione. In alcune circostanze gli effetti possono aggiungere 1 o 2 punti a difficoltà sottili di frenesia. Virtuosi quelli per far fronte ai poteri ascendenti. In realtà non c'è possibilità di resistere a demenza, infatti, ragazzi. Non c'è possibilità. Demenza entra. Cioè, infatti, deve essere giustificato il motivo per cui dovrebbe essere vagamente utilizzato un forza di volontà in questo caso. Anche perché se dopo... Sono come una biscia. Anche perché poi se dopo... No, tu eri arrabbiato col tizio, parte. Io sono arrivato da te e ho fatto... No, perché secondo me è veramente... e ti ho tipo spento. Ti ho estinto la fiamma brucia. Sei un Charmander senza la coda che brucia. Più o meno sei così. Ascendente, secondo me... Cioè, qua ci dovrebbe stare un tiro sulla forza di volontà, dato che lui ha fatto un tiro sull'umanità. È demenza? Scusa, ma è demenza o no, la demenza è la demenza. Cioè, se lui avesse fallito... È la disciplina Malkavian. Avesse fallito, è comunque... Cioè, entrano più o meno tutte le discipline, senza fare tiri contro... Ma io sapevo che se spendi un punto di forza di volontà puoi annullare. È per il successo, non è per annullare gli effetti. Aspetta, no, aspetta, un momento. Devo trovare anche intanto. Così. No. C'è l'unico che veramente con due parole calmava gli animi è chiuso dall'altra parte della porta e non siete un cazzo. Io ho calmato tutto, cosa vuoi? Ragazzi, sono bellissimo, state tranquilli. E si calmava. Oh. Faceva partire un jukebox con un pugno. Fonzi era un toreador. Per forza. No, Fonzi era un toreador. In realtà anche nel momento era un po' finocchio, nel senso che era un amante del bello. Bello lui, bella la macchina, belle le ragazze. Ma dopo aver visto Rex in azione, far partire le cose con i pugni è un po'... è un po' da brucia. No, perché non la spacchi, la fai partire, è diverso. Capito?
E lui ha fatto un Brugia, uno sfonnatore. Sì, no, puoi farlo. Fonzi era un desfonnatore. Fermi. Con il permesso del narratore si può spendere un punto forza e volontà per impedire squilibri mentali. Se vengono spesi abbastanza punti, stabiliti ovviamente dal narratore, si possono affrontare ed eliminare tali squilibri, poiché è un effetto sufficiente per rimedio e psicosi. Ma i Malkavian non possono mai superare del tutto la loro malattia mentale iniziale. È per ossessione. Se gli avessi lanciato il secondo livello, che ossessione, ovvero gli impianto una malattia mentale per tipo 3 mesi. E che con squilibri mentali, ragazzi, è comunque un calo dell'emozione, vale come squilibrio mentale, eh? Ve lo dico perché c'è scritto. Cioè, è uno squilibrio mentale. Demenza vale solo su squilibri mentali. Alla fine tu li fai uno squilibrio alle emozioni che sono frutto di della mente. No, è vero. Mm. È vero. Che si basa tutto sull'influenza della mente. Ovvio che poi è una cosa che deve decidere sul master. Magari non basta un punto forza e volontà, ne serve tipo 3, per dire. Anche perché ha fatto molti successi, Edo. 5 successi, è un bordello di successi. Sito. Deve comparare il risultato a questo, ma è tutto l'iscrizione sua. Ti devo mettere un'altissima spesa. 3 punti forza volontà. Che ha fatto troppo dei punti forza volontà. A rimanere molto in piedi. Ogni volta che segui la tua natura, la tua vera natura, ogni volta un punto ogni notte, e poi se consegue un obiettivo molto importante. Cioè sono tanti, 3. Conta che con un punto forza di volontà puoi spenderlo per garantirti un successo. Lo so. Quindi secondo me, se stavolta ti abbassi un attimino e fai fare la stessa cosa all'altro, vedi che magari si equilibra la cosa. Sì, diciamo che io non è che lo porto all'apatia. Esatto, cioè ti abbassa semplicemente. Lo porto a livello Rurk e un po' più sotto, perché Rurk era un po' troppo perditempo per questa sua ira, quindi tariamo un attimo. Capito? Ti faccio una revisione. Ok. Mettiamola così. Sei più ragionevole. Ok. Va bene. Non ti uccido il PC facendo... Oh, 4... Ah! Le chiamate di gruppo non sono disponibili in questo momento, provate di nuovo fra un po'. Non posso, sono in streaming. Attivate. Provate ad attivare le webcam. Ah, c'è un problema con la chiamata. Ok. Sto videochiamando io il gruppo, così almeno vediamo cosa fare. Pronto? Ok, ciao Rob. Dite agli altri di rispondere. Rex è tipo crashato. Chi è che stava reggendo la chiamata prima? Va fra un po'. Non ho capito. Hello? Ciao Rexon. Ci siamo? Credo che sia crashato il master. Allora, era il master che reggeva la chiamata. Ah, eri tu che reggevi. Sì, mi è saltato proprio. Ok, ora sto richiamando il master. È esploso. Eccoti. È un po' imploso Skype. Sempre colpa di Tia, sempre colpa di Tia. Ma mai vi siete spostati? Non so voi. No. No, ho fatto la stessa chiamata, non vi siete spostati. Se Luca si mette la webcam, siamo a posto. Ok, scusate. Vabbè, capita, ragazzi. Non è DJI senza un problema tecnico. Ci si è pure rotta una caldaia su questo streaming. Non credo che possa succedere altro. Siamo up? Scusate, colpa mia. Ci siamo, ragazzi? Sì, ci siamo. Sì. Perfetto, dove eravamo? Ah sì, Rurk è appena stato portato a... A Rurk meno 5, tipo. Rurk, sei più... Hai perso quella voglia di iniziare la rissa.
Andiamo a fare 3 metri. Funzionato. Guardo verso il gang e faccio: ho provveduto a calmare l'animo del mio sottoposto. Fratello, ricordi? Il mio fratello. Sottoposto. Comunque master non c'è. Io ce l'ho il master. Ce l'ho. Io non ho Spencer, quindi a posto. Vabbè. Lo sento, ma il volume, fermi tutti, il volume. È vero, gli audio. È vero, perché Skype è stronzo. Ok, volume è andato. Forse è meglio che chiami io comunque, ragazzi, perché l'audio vi sta un po' scattando a voi, eh? No, io vi sento perfettamente. Io sento io tutti, proprio. L'unico che non vedo... Allora, Rexen lo vedo come un cerchio che gira. E quello Luca... è il normale stato di Rexen. È in caricamento. Perché a me siete scesi un po' di qualità, obiettivamente, però vabbè. Certo che sono scesi di qualità, ma è meglio che ce l'ho io. Abbiamo avuto scaldabagno, non possiamo fermarci su cose così banali adesso. Vai. Ok, Gangrel, fissa Temple, quantomeno gli hai evitato una brutta nottata, ma se lo rivedo qui, giuro che lo getto giù. Il signor Rourke è parte del nostro gruppo. Gettarlo giù sarebbe quantomeno una perdita di tempo per noi e ci farebbe perdere tempo nelle indagini. Non glielo consiglio. Rourke sta bene? Soprattutto perché dovrebbe sforzarsi, prenderlo su, buttarlo giù, poi dovrebbe coprire le tracce, insomma. Una perdita di tempo in ogni caso per una cosa così. Prende stupida. La testa del Malkavian. La mano su testa. Demenza. E fa uscire gli artigli. Demenza. Non farlo. Lui, sei sicuro? Quanta umanità potrà avere, figa? 9? Voglio dire. Proviamoci. Allora. 8, 6, 6, 9, 8. Ok. Quanti successi sono? Peccato che io spendo la forza di volontà. I 3 di forza di volontà. Ah, madonna. No, non hai fatto 5 successi in questo giro, ciccio. Quanto è umano? Ma allora dovrebbe essere Hamilton, scusa questo. No, semplicemente... Ragazzi, si può anche aumentare umanità, ragazzi. Non... si può tenerla anche bene sotto controllo. Gli artigli continuano a uscire e graffiano la calotta cranica di Temple. Dopodiché fissa Rourke. Mi dispiace, eh. No, figurati. Anzi, guarda, se vuoi buttato giù tanto per me. Non su taxi. Signor Lia, ripeto, sarebbe comunque una perdita di tempo. Facciamo così, mi metto io al suo posto, veramente. Facciamo che cambiamo i posti. Vado io al posto del signor Tempo. Prenda la mia di testa. Sì. In tutto questo io comunque sono impassibile. Provaci un'altra volta a mancarmi di rispetto, a usare un dono di Caino su di me. Mi sta facendo arrivare in ritardo alla fine del download dei dati. E ti ucciderò. Sto per arrivare in ritardo alla fine del download dei dati. Mancano 4, 3, 2, 1. Ti taglia le corde vocali. Faccio... Ah! Quanti danni sono? Ti opponi? Eh sì. Fammi tagliare le corde vocali, sì. Provi a opporti, ok. Ho forza 1, cosa vuoi che faccia? Mi è cresciuto Spencer, che era l'unico... Ah no, ok. No, ci sono. Così vedo tutti, finalmente. Ma non vediamo te. No, non vedo Luca. Vabbè. Capita. 7, 8, 7, 8. Ok. Cosa devo tirare? In realtà me ancora uno. Sta prendendo la scommessa. Rissa più forza. Posso fare uno io, al massimo. Mi sa che ho vinto allora. E ho fatto 3 su quell'uno, quindi vai tranquillo. Sta perdendo la scommessa, non fa paura per niente. No, dai, fa paura, Edo.
ok, io direi che ti fa, perché non inferisce con la forza, ti fa, ti porta solo a, com'è che si chiama, maledetto Leso. Mauro, scapacitato. Leso? No, beh, mi... Leso? Ferito, tre. Leso? Cioè meno uno con Leso. Leso. Leso, ok. Va bene. Peccato che sono danni aggravati. Sì. Quindi hai subito 3 livelli. Sì. Quindi cosa mi succede esattamente? Come funziona? Scusate. Come funziona esattamente adesso? Allora, lo spiego. In Vampire ci sono 7 livelli di salute del vampiro. Si va da contuso fino a incapacitato. Leggo. Man mano che si scende, man mano che si scende, si soffrono di malus vari per le variazioni e si viene feriti. Le ferite aggravate, provocate per esempio dagli artigli appunto di un gangrel, sono ferite che vengono più difficilmente rimarginate da un vampiro. Se una ferita normale viene rimarginata molto velocemente, basta che spende sangue il vampiro per rimarginarla. Con gli aggravati non è propriamente così. Ci vogliono 5 per una ferita aggravata, ci vogliono 5 punti sangue e un'intera giornata di riposo. Quindi io cado a terra. Cado a terra tenendomi la gola e striscio verso il pad, quello dove sta finendo il download. Io vado verso terra. Io vado verso Temple, mi strappo quindi di giocare per il resto della serata. Corro verso Temple, mi strappo un pezzo di vestito e gli leggo intorno alla gola il pezzo di vestito per tamponare. Continua ad andare verso il pad. Glielo avvicino io, stia fermo. Si volta verso Lurk. Si sdraia. Pensavo che tu fossi il peggiore di questa combriccola. Eppure mi sono dovuto ricredere. Dalla tasca tiro fuori $100 dei 250 che aveva messo tempo sul tavolo. Sterline. 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 Dollari inglese. La lunga al gangre lo faccio. Guarda, questi te li sei meritati tutti. Tenete. Gangrel prende i soldi, se li intasca e prende l'ascensore. No, anzi, e rimane lì. Scusate. Tu, in tutto questo, Rick Spencer ha aperto la porta e ha assistito a questa scena, questo susseguirsi di scene, abbastanza... Senza poter far niente! Rick... Perché volevi metterti in mezzo? Secondo me dovremmo abbassare la percentuale che gli diamo a tempo. Perché? Tanto non ha niente da ridire, a quanto sembra, quindi possiamo pure abbassare. Non per quello. Ma no, forse dovremmo alzargliela, vero? Perché poveretto dovrebbe ripararsi la gola qua. Dovrebbe fare. Hamilton, stai ben zitto. Non so a chi dà ragione, dai. Stai ben zitto. Perché da una parte... Non sta stai ben zitto. Lir, hanno creato problemi, a quanto vedo. Non sì, hanno creato problemi. Stai zitto, come. Hamilton. Hamilton, zitto. Ma zitto, se no ti faccio togliere le corde vocali anche a te. Ma va che ti ho più a te che a me, perché... Liar, ci siamo capiti, eh? Può farlo tranquillamente su Hamilton se vuole. Non agisco per lei. Vabbè. Posso lasciare la stanza senza che succedano altri casini? Tanto una terra che... Da me non ci saranno di sicuro altri problemi. Facciamo così. Signor Jamie, venga con me, per favore. Io? Entriamo nella stanza. Entro anch'io. Stai con Temple, te... Entra. Io sono arrivato al pad. L'ho già curato, sta bene. Prendo l'ascensore. Entriamo nella stanza. Mi osservo in giro, che cosa c'è? Aspetta, cos'è che vuole fare come ultima cosa Temple? Poi prendo l'ascensore e vado via.
Ah, strisci verso l'ascensore con il pad. Beh no, adesso riesco a camminare. Comunque mi ha tagliato la gola, non è che mi ha tagliato le gambe. Sì, infatti, infatti. Eh no, però se avevi iniziato a strisciare ho pensato che te la facevi tutta a strisciare, no. Sta scendendo. Non mi hanno visto. Voi siete entrati, ragazzi. Voi siete entrati. Ok. Devo andare a sviluppare i filmati a casa. Dove infatti lì si affaccia alla si mette sulla soglia della porta appoggiandosi. Il vostro compagno vi ha abbandonato. Entra tanto. Non l'ho ancora pagato tanto. Cioè proprio. E resta lì ad osservare. Però è ferito. Dentro le dentro l'attico. Allora, l'attico è sparzosissimo. Ha tutti gli ultimi ritrovati tecnologici, ma con un ottimo gusto estetico. Le finestre sono chiaramente oscuranti, quindi permettono di impostarsi in modo tale che non si veda l'interno né l'esterno, in modo da evitare l'ingresso della luce. Ma il problema è che tutto il posto è una specie di mattanza. Controllate, vedete almeno 3 cadaveri in giro, mm-hmm. 2 di uomini e uno di una donna, più quello che sembra essere il corpo rinsecchito di un'altra donna. Faccio indagare anche qui. Su sì, cosa però? Lo devi specificare, Rur. Sui cadaveri. Sui cadaveri, va bene. Stesso di prima, quindi investigare più percezione. Percezione. Ok. Dai. Ah. 10, un 8, un 7, un 4, 2, 2. E c'ho ricerca su investigare, quindi dovrei ridere il 10, credo. Beh, allora, sicuramente i 3 corpi sono di umani, forse ghoul, ma di sicuro umani. Mm-hmm. Perché ovviamente un vampiro, se muore, non rimane come cadavere. Ma come l'altro stare più avanti, man mano scompare. Si tratta di sicuro di umani. I primi 2 erano probabilmente delle guardie del corpo, anche se erano vestiti in modo molto elegante. Mentre la terza, la donna, era vestita con da cameriera, però dell'Ottocento. Vittoriano. Secondo me è entrato qualcuno, ha fatto un po' di casino e lei si è difesa. I tre umani sono stati uccisi con armi da fuoco e armi da taglio. La cameriera invece? Interessante. Scusa, stai dicendo più. Uno degli uomini è stato ucciso con un colpo di fucile, anche questo, che gli ha portato via praticamente il ventre. Quindi probabilmente un colpo quantomeno di un fucile a pompa. Vista l'età dei danni. L'altro uomo è stato ucciso con un paletto infilzato nel cuore. Mentre la donna è stata colpita ripetutamente da un'arma da taglio. Ma sono tutti e 3 umani, quindi pure quella sia la dama dell'Ottocento. Umani o ghoul? Se ghoul, ma non lo sai. Sì, no. Ok. Vabbè, che in effetti i ghoul possono vivere finché il vampiro gli dà il sangue, mi sembra, giusto? Possono sopravvivere per molto molto tempo. Ok.
Praticamente il sangue dei vampiri dona ai ghoul un naturale lunga vita, che però li, ovviamente man mano nel tempo li rende bestiali. Ok, te non è il caso di questo, immagino. No, allora, beh, hanno... hanno ovviamente, hanno, i due uomini hanno un fisico possente e ti sembra sopra quantomeno la media. Okay. Potrebbero essere dei goal nandrolizzati oppure due veramente due bodybuilder, cioè sono veramente enormi. Mentre la donna sembra consumata, cioè una donna di aspetto giovane, però è magrissima, è consumata, si vedono le ossa. Il corpo invece, quello che probabilmente è della vampira uccisa, ovviamente è in pessime condizioni. Ha raggiunto la morte ultima. È riverso dietro un divano. Beh, Jamie, che cosa mi sa dire? È chiaro che qui sia avvenuto uno scontro con più uomini. Questa non è opera di un... di un vampiro soltanto. Prova a togliere il paletto dal petto dell'uomo. Ok, togli il paletto. Non, se speri in un risveglio improvviso, no, non avviene. No, ok, perfetto. No, c'avevo il dubbio che magari, sai, metti caso. Ok. Guardo... dalle modalità mi sembra tutto fuorché una cosa fatta da vampiri. Beh, potrebbe essere giusto un gruppo di persone più un vampiro o anche altri vampiri. Ma diciamo che il giudicare da allora scriveva sull'iPad. Facciamo vedere. Vabbè, comunque c'è sangue ovunque. Guarda, giusto? C'è molto sangue in giro, sì. È avvenuto uno scontro. Sì. Può essere avvenuto uno scontro. La casa è completamente in disordine? Parecchio in disordine, sì. Parecchio. Allora, se fosse una che stavano cercando qualcosa o perché è avvenuto uno scontro? Cioè, è tutto fuori posto o c'è qualcosa qua e là fuori posto? No, ci sono molte cose fuori posto. Soprattutto il mobilio... cioè, tipo per dire, castelli aperti? La cosa più semplice. No, è vero. Ah, ok, tu chiedi in quel senso. No, sono stati buttati per terra tutto il mobilio. Ma i vari castelli non sono stati aperti. Però tipo cassaforte in giro. Buttate... Sì, esatto, cioè voglio girare più o meno la casa. Cioè, per esempio, cercare appunto se c'è tipo cassaforte, cose del genere. Ok. Spencer, tu hai investigare? No. Hai sicurezza? No. Hai indagare informatica? Ho il mio amico Jamie che mi può aiutare. Io ho Jamie. Luca, nel frattanto posso fare una domanda al Gangrel? Quindi tu lanci percezione più Jamie, va bene, ok. Esatto, vai Jamie. Scelgo te. Hamilton, okay. Che voleva fare prima Hamilton, prova a parlare con Lear. Mi scusi se la disturbo, volevo farle una domanda, posso? Spara. No, non vorrei mai farle del male, stai tranquillo. Volevo sapere una cosa. Oh, nella casa, che lei sappia, c'era un sistema di videosorveglianza? Sì. Era controllato lì dall'esterno, ma ce n'era uno anche interno. Lei sa dove si trova? Se sa sì. Dove... Ah, non credo. Non credo che ti sa.
No, perché volevo chiedere, sa se i vari sistemi di videosorveglianza sono già stati presi da, cioè le varie registrazioni sono state già prese da qualcuno in particolare, perché ho visto più giù le immagini di videocamere erano spente. Quanto pare chiunque è entrato qui ha sabotato tutte le telecamere o ha portato via le registrazioni. Perfetto. Il poveretto lì sotto è stato tramortito. Sì. Un mio collega l'ha dovuto ripulire. Ok. Ha saputo qualcosa il suo collega in qualche modo? Magari? No, un camion si è parcheggiato qui davanti. Il custode è uscito per farlo spostare, un colpo in testa e poi è diventato tutto nero. Sono entrati, hanno fatto una cosa molto rapida. Capisco. Quindi sono entrati, sono saliti, si sono preoccupati di togliere le telecamere anche di qua, o che lei sappia, cioè il sistema di sorveglianza interno è stato manomesso? Le telecamere sono tutte state staccate o coperte con la vernice. Ok, mi sembra che abbiano fatto qualcosa, quantomeno. Va bene, grazie, la ringrazio per la sua disponibilità, grazie mille. Prima di usare, investigare eccetera, vado pure io dal Gangrel. Dai, ti sento parlare. Gangrel, allora. Sì, dai, sì, facciamola semplice. Come faccio? Senti un po', Gangrel, hai detto che hanno dato una botta in testa. Liar, ok. Hanno detto che hanno dato una botta in testa all'uomo. Sì. Sono entrati, hanno manomesso il sistema. Sono entrati e hanno ucciso tutti. E da quello che sappiamo, l'hanno fatto verso le 7 di sera. Quindi ancora non era notte. No, quanto pare no. Ci sa niente di cacciatori qui? Non nell'ultimo periodo. Non se n'era mai parlato. Non c'era traccia di azioni di cacciatori. Ma non dovresti parlare di queste cose. Non sono di sicuro io quello più indicato a sapere se c'è qualche movimento nella chiesa. Però di solito qui in Inghilterra non ci sono mai stati molti cacciatori. La Chiesa Cattolica ha una scarsa presenza. No, anche perché o è stato un cacciatore o a quell'ora un sangue debole forse, ma la vedo strana. Oh. Jamie, ma sappiamo qualche informazione sulla Venture che è stata ammazzata? Qualcosa in più, magari? A parte il fatto che fosse un'arpia. Esatto, a parte quello. Forse il vampiro era già all'interno. Forse. C'è qualcosa che mi sfugge. Come facevano le autorità a sapere di questo omicidio se è stato tutto nascosto così in fretta? Ha dato l'allarme e ha sentito dei colpi di sparo alla finestra. Una delle finestre è stata forata. Abbiamo dovuto inventarci una storia. La storia ufficiale è che c'è stato un omicidio e suicidio. Donna molto ricca con amante di un ricco industriale. Non so i dettagli, non mi interessa. Veretta. Okay. Omicidio e suicidio, questa sarà la storia ufficiale. Purtroppo il custode è riuscito a chiamare le forze dell'ordine prima che arrivassimo. Nessuno sapeva che era qui che aveva il rifugio. Quindi ci abbiamo messo qualcuno che quindi lo conosceva. Di sicuro chiunque è entrato qui sapeva bene dove si trovava il rifugio. Strano, perché le arpie sono molto brave a mantenere la privacy. Probabilmente si fidava. A questo punto uso investigare nella casa per cercare se trovo qualche cassaforte, muro nascosto, robe di questo genere.
Io invece vorrei chiederti se potresti cercare inoltre, oltre a queste cose, se trovi robe, vestiti o quantomeno oggetti personali per altre persone oltre che due uomini e due donne, che sono più o meno le persone che vivevano qua dentro. Anzi, no, scusami, una donna, giusto? Due uomini e una donna. Beh, se vuoi contare anche l'uomo fuori. Sono tre uomini e una gamba. Tre uomini e una gamba. Su questo io direi di fare 2 minuti di perché pausa, io devo ragazzi. Pisciare tantissimo, esattamente. Vai, vai. Tiro i dadi, vediamo che esce. Così intanto poi do il tempo a... Yep. Perfetto. Allora, 9, 10, 7, 6. Mica, bassi, tiri bassi, Sì, sì. Sei solo chiacchiere camarilla. Chiacchiere camarilla. Sono chiacchiere camarilla. Chiappe. No, mi guarda tipo. Povero te. Ma mi va bene, tanto io me ne sarei andato comunque. Quello che mi serve. O meno Malkavian, una delle due doveva andare. A parte io non li potevo. No, gli aggravati non si possono ridurre con costituzione. No, solo con tristezza. Tristezza. Va bene. Allora, abbassiamo tutti e andiamo in pausa. A tra poco. A tra poco.